Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo nella Sala San Francesco, qui per raccontare, affidare a Padre Pio i vostri racconti. Vedete in sovrimpressione questo indirizzo di posta elettronica dove spesso scrivete e raccontate la vostra storia, come ad esempio tanti piccoli racconti che hanno contornato e caratterizzato la vita di Giovanna, Giovanna che ci scrive da Cagliari. Infatti lei racconta che la sua vita è un dono di Dio, perché contro ogni tipo di aspettativa da parte dei medici e dei parenti, tranne della sua mamma, mamma Luisa, che l'ha voluta con tutte le sue forze dal giorno del parto. Lei però adesso vive nella gloria di Dio, era tanto devota alla Madonna, a Gesù e a San Pio. Ecco, è proprio la mamma che le ha inculcato questa grande devozione. I suoi insegnamenti, i suoi esempi di fede che l'accompagnano ancora tutt'oggi nell'andare a condurre una vita di madre e di moglie. E racconta: posso testimoniare la presenza di Padre Pio nella mia vita già dal 1994, quando nacque suo figlio Nicola, che all'età di 6 mesi ebbe una febbraccia di 41 gradi che non lo abbandonava. Presi con infinita fede quell'immaginetta che conservavo di San Pio, che lo raffigurava proprio con un bambino in braccio, e la posai sulla fronte di Nicola, pregando intensamente che intercedesse presso Dio Padre per guarirlo. Passò brevissimo tempo, racconta Giovanna, accorgendomi che Nicola si era raffreddato, la temperatura arrivò a 36 gradi. Ringraziò così il Signore e Padre Pio per la sua intercessione affinché per la guarigione di Nicola, e non smisi più di affidarmi a lui. Un altro avvenimento capitò anche a lei quando, durante una messa nella chiesa di Sant'Ignazio dei Cappuccini, il guanto di San Pio venne posto da un frate cappuccino sul mio ventre perché soffrivo di cistite. Da quel momento non mi tornò più quel male così intenso. Un ultimo racconto, scrive Giovanna, mi capitò sempre nella stessa chiesa. Qui sentii un intenso profumo di viole. Non c'erano fiori all'interno della chiesa o persone profumate. In quell'occasione pregavo in compagnia di mia mamma. E di qui ringrazia Padre Pio perché nel corso della sua vita, dal momento della sua nascita, le è stato sempre accanto.